torna a riunirsi il tavolo permanente sulla sanità del Pollino per fare il punto sull'ospedale Spock di Castrovillari circa alcune delle criticità relative al Ferrari, delle quali si parla da anni e su promesse finora non mantenute. Nella sala giunta del comune presenti alcuni sindaci del territorio, associazioni di cittadini, il consigliere Ferdinando Laghi e il sindaco di Castrovillari Domenico Lopolito. Noi ci eravamo lasciati con alcuni impegni, alcuni mantenuti, altri disattesi, però nel periodo estivo si sente ancora di più la crisi del settore, perché aumentano le richieste di tutela sanitaria e diminuiscono invece quelli che sono i servizi. Quindi un primo punto è quello di completare finalmente questo organico, perché senza personale, quei pochi che sono tra l'altro bersaglio di tutta una serie di rimproveri dai cittadini che non riescono ad avere risposte immediate, senza tener conto che stanno lavorando al di sopra delle loro possibilità, quindi senza completare l'organico è una lotta contro tra poveri. L'altro aspetto fondamentale è legato proprio alla nuova rete ospedaliera, per come è stata disegnata dal commissario regionale presidente Occhiuto. A valle ci saranno gli altri aziendali, quindi si disegna la sanità dei nostri territori e dell'intera provincia di Cosenza, coincidente con l'ASP. E noi in questa partita vogliamo esserci, non si può fare un atto aziendale senza tener conto di quelle che sono le presenze sui territori, presenze istituzionali, di consiglieri regionali, di rappresentanti sindacali, di associazioni. Ecco perché questa richiesta di incontro immediato in questo mese con il commissario dell'ASP per risolvere quelle che sono le urgenze è quello a più ampio respiro, che riguarda la riorganizzazione sanitaria sul territorio. Si è deciso di avere immediatamente, nel più breve tempo possibile, l'interlocuzione con chi adesso dovrà disegnare la geografia della sanità della provincia di Cosenza, cioè con l'ASP di Cosenza e col suo direttore generale, perché è fondamentale nel prossimo atto aziendale che venga chiarito in maniera univoca chi farà che cosa e dove. Intanto domani è previsto il quinto sit-in davanti l'ospedale di Castrovillari.